Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo della mia esperienza con due orologi Casio. Il primo è un Casio MTP1183. Come potete vedere, ce l'ho ancora, funziona benissimo. Cassa interamente in acciaio, vetro minerale, cintorino in metallo. È comodo, pratico, molto preciso e praticamente non ha difetti. Mi ci trovo molto bene, ha soltanto, diciamo, due o tre pecche che lo rendono inadeguato per andare al mare. Infatti è water resistant, però diciamo, non è possibile nuotarci. Il water resistant, tale classificazione va bene per eventuali splash estemporanei in caso di pioggia oppure di uno splash di acqua quando uno si lava le mani, ma non è diciamo, una classificazione idonea per poter diciamo, utilizzare l'orologio sott'acqua e fare snorkeling. Altra pecca, diciamo, piccolo difetto è che il datario diciamo è meccanico e ha la data fino al 31, quindi quando ci sono mesi da 30 oppure da 28 o da 29 occorre spostare in avanti diciamo, l'orologio. Per il resto, diciamo, da allora i minuti, i secondi e la visibilità diciamo, è buona sia di giorno che in bassa luce che di notte. Non è, diciamo, di notte non è fosforescente, ci vuole una pila per vedere che ore sono, ma per il resto, diciamo, ci trovo molto bene. Forse l'unico ulteriore pecca è che il datario è troppo piccolo e la data è molto piccolina, ci sarebbe voluto, diciamo, o dei numeri un po' più grandi per vedere la data del giorno, oppure una piccola lente di ingrandimento incapsulata all'interno del vetro in modo da vedere meglio la data. Ma a parte questi piccoli, diciamo, piccole pecche, diciamo, l'importante per un orologio di questo tipo è che dia l'ora e i minuti, che sia puntuale, poi in più c'è la data dei secondi. Per quanto riguarda il giorno della settimana, non è che, diciamo, non è particolarmente importante. La durata della batteria è piuttosto lunga, a me durano circa 3 anni, quindi non è nemmeno particolarmente energivoro. Io lo consiglio perché è un orologio semplice, elegante, soprattutto il cintolino in metallo è praticamente indistruttibile, di conseguenza non avrete problemi stagionali o periodici di dover cambiare il cintolino per rottura della gomma. Andiamo a parlare adesso invece del Casio MRV200H che non ho più. L'ho acquistato praticamente nel giugno del 2014 come un orologio per andare al mare, appunto è water resistant fino a 100 metri, 10 atmosfere, ore, minuti, secondi e giorno del giorno della settimana e data del mese. L'orologio a me ha funzionato bene, la pila dopo un anno praticamente si è scaricata. L'ho dovuta praticamente sostituire. Il problema è che dopo 3 anni, al terzo anno, quasi proprio puntuale come un orologio, comprato in giugno 2014, nel giugno 2017 mi si è staccata, mi è rimasta in mano praticamente la vite, quella della regolazione del giorno e dell'ora, che è un po' il meccanismo è un po' palloccoloso mentre diciamo per regolare l'ora. Bisogna tirare in fuori la levetta di uno scatto. Per regolare, diciamo, quello dei giorni, occorre estrarlo al secondo scatto e poi tocca girare praticamente il giorno finché non si sposta praticamente il numerino del giorno e della settimana in modo sincrono da poter regolare sia il giorno della settimana che il datario. Il meccanismo è un po' palloccoloso e complicato, ma a parte questo, insomma, a me è rimasto in mano praticamente il piolino di metallo. Sono andato dall'orologiaio per cercare di aggiustarlo e mi ha detto che la riparazione di un orologio così del piolino mi veniva a costare più che comprarlo nuovo. Quindi ho provato a rimetterci praticamente la vite
L'ho richiuso, ho fatto l'esperimento, mi sono buttato nell'acqua, è entrata tutta l'acqua e l'orologio l'ho buttato via. Quindi non è stata una grande esperienza questo Casio MRV200H, che l'ho utilizzato in modo continuo per 3 estati, da giugno fino a settembre. Ci ho fatto il bagno, era leggero e effettivamente, diciamo, l'orario, il giorno, il mese e quant'altro era preciso e non perdeva nemmeno un minuto. Il problema è che all'improvviso, così, con tutto d'un picchio, si è staccato praticamente il piolino di metallo e l'orologio è finito praticamente al macero. Io non ve lo consiglio di acquistare un orologio analogico di questo tipo, perché è evidente che la qualità costruttiva della Casio, inerentemente alle fabbriche poste probabilmente in Cina, non sono di pari livello degli altri orologi Casio costruiti altrove o comunque un po' più costosi. Il meccanismo della ghiera è molto friabile e fragile, e quindi è meglio probabilmente un orologio al quarzo. Infatti, prossimamente ne acquisterò uno al quarzo, sperando che duri di più di questo, che invece era analogico. Un saluto, ciao.